Una serata dedicata allo sport locale, o meglio ai campioni di casa. Ecco cos'è stata lunedì la serata andata in scena al Parco Rosmini a Domodossola nell'ambito di Giugno Insieme. La terz'ultima serata dei festeggiamenti patronali, gli organizzatori hanno infatti voluto dedicarla agli atleti locali. A tutte le società è stata donata una pergamena a ricordo della festa. Un momento di allegria per celebrare lo sport, gli sportivi. Così sul palco domese sono saliti calciatori, sciatori, ginnaste, pallavolisti, giocatrici di volley, il mondo del basket, compresi i ragazzi del Baschina. E se festa doveva essere, questa è stata con Fabrizio Comaita sul palco ad incoraggiare i campioni in erba. La parentesi sportiva è stata però solo una parte della festa. Sino a questa sera lo Stand Food propone i piatti preparati dalle sapienti mani di apprezzati chef locali ad animare la festa domese, e poi sul palco ieri sera è salito il gruppo dei Pentagrammi. Questa sera si replica a partire dalle 19, protagonisti i piatti e i vini tipici locali. Alle 21.30 la Notte Ossolana si affiderà alla musica di DJ Fargetta. Il noto regista radiofonico non mancherà di far ballare la piazza domese. Domani Domodossola celebra invece i suoi santi patroni, San Gervaso e Protaso, dunque spazio ai festeggiamenti religiosi. Alle 20.30 la Santa Messa in collegiata, al termine, come tradizione, la processione per le vie della città, con sosta sotto Palazzo di Città, dove il parroco Don Vincenzo Barone impartisce la benedizione ai domesi. Giovedì la festa riprende, ma trasloca in piazza Rovereto per la festa del solstizio. All'ombra del cedro libanese il gruppo musicale The Piper's Night proporrà musiche tipiche del nord Italia, ma anche dei paesi come Francia e Irlanda.